Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, a pregare in me, poi offri questa preghiera a te come mia, per soddisfare la preghiera di tutti, per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Regina Immacolata, celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti cosa spiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido, affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e, stretto alla tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio, perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. D'altra breve saggio sulla Divina Volontà, volume 14, 27 maggio 1922. Stavo pensando tra me, se è così grande un atto fatto nel tuo volere, ahimè, quanti me ne faccio sfuggire? Ed il mio dolce Gesù, muovendosi nel mio interno, mi ha detto: figlia mia, c'è l'atto preventivo e l'atto attuale. Il preventivo è quello quando l'anima, dal primo sorgere del giorno, fissa la sua volontà nella mia e si decide e si conferma di voler vivere ed operare solo nel mio volere. Previene tutti i suoi atti e li fa scorrere tutti nel mio volere. Con la volontà preventiva il mio sole sorge, la mia vita resta duplicata in tutti i suoi atti, come dentro di un solo atto attuale. Però l'atto preventivo può essere ombrato, oscurato dai modi umani, dalla volontà propria, dalla stima, dalla trascuratezza ed altro, che sono come nubi innanzi al sole, che rendono meno vivida la sua luce sulla faccia della terra. Invece,
L'atto attuale non è soggetto a nubi, ma ha virtù di diradare le nubi se ci sono, e fa sorgere tanti altri soli in cui resta duplicata la mia vita, con tale vivezza di luce e calore, da formare altrettanti nuovi soli, l'uno più bello dell'altro. Però tutte e due sono necessari. Il preventivo dà la mano, dispone e forma il piano all'attuale. L'attuale conserva ed allarga il piano del preventivo. Volume 12, 16 febbraio 1921. Per entrare nel mio volere non ci sono vie, né porte né chiavi, perché il mio volere si trova dappertutto, scorre sotto i piedi, a destra e a sinistra, sopra il capo e dovunque. Le creature non devono fare altro che togliere la pietruzza della propria volontà, che adonta, che sta nel mio volere, non prende parte né gode dei suoi effetti, rendendosi come estranea nel mio volere, perché la pietruzza della sua volontà impedisce, come all'acqua, di scorrere nel lido per correre altrove, perché le pietre glielo impediscono. Ma se l'anima toglie la pietruzza della sua volontà, nel medesimo istante le scorre in me ed io in lei, trova tutti i miei beni a sua disposizione, luce, forza, aiuto, ciò che vuole. Ecco perché non ci sono vie, né porte, né chiavi. Basta che si voglia e tutto è fatto. Il mio volere prende l'impegno di tutto e di darle ciò che le manca e la fa spaziare nei confini interminabili della mia volontà. Stupenda e basilare questa meditazione, perché nella prima parte Gesù parla e spiega due degli atti fondamentalissimi per iniziare e per perseverare, insomma, nel vivere nel divin volere, che sono l'atto preventivo e l'atto attuale. L'atto preventivo, tanto per intenderci, è una formula scritta, una preghiera da recitarsi al mattino appena svegliati. Spero che tutti coloro che aspirano alla divina volontà lo hanno, non so se ci sarà tempo di leggerlo e commentarlo. Comunque, in questo atto vengono, come dire, a volo d'angelo, presi ed abbracciati tutti gli atti che si compie nella giornata, con una serie di invocazioni. Da viene divina volontà ad abbracciare in me tutto quello che vuoi che oggi io faccia, e ai dettagli, no? Viene a pensare nella mia mente, a circolare nel mio sangue, a guardare nei miei occhi, a ascoltare nelle mie orecchie, a parlare nella mia voce, a respirare nel mio respiro, a palpitare nel mio cuore, a muoverti nel mio moto. Vedete che ci sono atti consci e quindi atti anche moralmente qualificabili, come lo sguardo, come la voce, e come il pensare, come il fare. Poi prosegue, no? Muoverti nel mio moto, camminare nei miei passi, scrivere nel mio scrivere, leggere nel mio leggere, operare nelle mie mani, soffrire nel mio soffrire, offrire nel mio offrire, adorare in me, ecco, moltiplicando gli atti all'infinito. Quindi c'è questo atto in cui si manifesta al Signore la volontà di muoversi nel suo volere, far scorrere tutto nel suo volere. Gesù usa delle immagini molto molto belle, no? Dove si trova il suo volere? Il suo volere si trova dappertutto. Il suo volere, per esempio, si trova anche nell'atto del mio parlare adesso, non perché prima di iniziare a parlare ho cercato di fondermi nella divina volontà, questo significherebbe che ci si trova a maggior titolo, ma se anche io fossi un empio, un pagano, stesse facendo un discorso frivolo, ma addirittura anche un discorso sceno, lì ci sarebbe la divina volontà. Attenzione a capire bene il senso, però, no? Che oggi è una meditazione di oggi, dobbiamo capire bene il senso, non certo nel senso che ispira o approva un parlare balordo,
ma l'atto del parlare è possibile perché la divina volontà me lo fa compiere. Ella che mi ha dato l'essere mi mantiene nell'essere anche se l'uomo non se ne accorge. E fino a quando non sopravvengono incidenti dovuti a vari fattori, certo se diventassi muto non potrei parlare, no? Questo sarebbe un incidente dovuto alla malattia. Se non c'è questo incidente, la facoltà della parola io ce l'ho. E la divina volontà da un lato rispetta la mia libertà e l'uso che ne faccio, però dall'altro è presente perché se non provvedesse a me, mi mantenesse nell'essere, io non potrei parlare e usare la mia voce. Spero di essere stato chiaro, no? È chiaro che vivere nel divin volere non significa, come dire, accontentarsi del fatto che Dio e la sua volontà stiano dappertutto, e nemmeno solo riconoscere il fatto che è Lui il principio prossimo della causa di ogni cosa che faccio perché mi ha dato l'essere creandomi. E mi mantiene nell'essere attraverso la sua provvidenza. Non è solo questo. Sappiamo bene cosa sia, no? Quindi è unire tutte le nostre azioni ai divini voleri, in particolare alla divina volontà che ha animato e ha preso tutti quanti gli atti fatti dalla santissima umanità di Gesù, portandoli al Padre, rifacendo tutti gli atti del genere umano e riparando per tutti. Ecco. Quindi vivere nella mia volontà vuol dire, c'è nell'atto preventivo, tutto quello che oggi farò vuole essere una rinnovazione della vita terrena di Gesù. Niente da me, tutto quello che farò venga Gesù a farlo in me e lo possa io fare ininterrottamente fuso con il tuo divino volere. Questo vale, come abbiamo visto, per tutte quante le azioni moralmente qualificabili, cioè espressione del libero arbitrio, come appunto lo scrivere, il parlare, il camminare, eccetera, ma vale anche per i moti inconsci, riflessi, involontari. Battito del cuore, circolazione del sangue, che possono e devono essere santificati nella divina volontà. Questo è una grande rivelazione, un grande dono, no? Cioè io posso prendere il respiro che ho, e che è una cosa indispensabile, che eserciti, altrimenti non potrei vivere. È tanto indispensabile che l'organismo è programmato su questo, per poterlo esercitare senza un atto positivo di mia volontà, però Gesù ha palpitato, Gesù ha respirato e anche nel suo respiro c'era la fusione con la divina volontà e quindi imparerò a dare forza, infinita, valore infinito, eterno e immenso ai miei atti, compiendoli in questione col divino volere. Ora però vedete, da un lato occorre ricordare, come faremo tra poco, alcune cose dette nella meditazione del giorno precedente rispetto ad oggi. Ecco, poi bisogna considerare l'importanza dell'atto attuale. Cos'è l'atto attuale? L'atto attuale è il riprendere, come dire, i singoli versetti dell'atto preventivo e attualizzarli nelle mansioni quotidiane. Cioè io la mattina ho detto viene divina volontà nel mio scrivere e scrivi la tua legge nell'anima mia, ecco, mi metto davanti al computer a scrivere una cosa, viene divina volontà nel mio scrivere, questo è l'atto attuale. Mi metto a rispondere a un'email, viene divina volontà nel mio scrivere, eccetera, no? E questo perché? Perché purtroppo magari bastasse l'atto preventivo, no? Perché l'unione con la divina volontà poi va veramente vissuta, no? E va vissuta in questo rapporto personale, profondo e intimo, che è ravvivato e rinnovato
appunto da questi piccoli soli dell'atto attuale. Anche qui io ho sempre raccomandato, senza che questo ingeneri patemi e ansie da prestazioni, cioè che devo fare chissà che, chissà cosa, ecco. Però dolcemente, placidamente, quindi cercando di acquisire questo habitus, noi dobbiamo imparare, possibilmente, grazie all'ausilio dell'atto attuale, a non lasciare nulla nella nostra vita che non sia stata tratta nell'ambito del divino volere, per moltiplicare le vite di Gesù, per una grandissima riparazione dei peccati, per la salvezza delle anime e per la massima gloria di Dio. Quindi questo è il percorso. Nella seconda parte però della meditazione, ecco, Gesù fa un esempio che occorre spiegare, perché può essere malamente interpretato, proprio nel senso che dicevo di non fare ieri mattina. L'esempio è: sì, per entrare nel mio volere non ci sono le porte né chiavi, il mio volere scorre dappertutto, quindi si tratta semplicemente, dice Gesù, l'anima deve togliere la pietruzza della sua volontà e trovare lei che scorre in me ed io che scorro in lei, trovare tutti i beni di Gesù a sua disposizione, luce, forza, aiuto e ciò che vuole. Quindi non ci sono né vie né porte né chiavi, basta che si voglia e tutto è fatto. È qui il punto, però. Basta che si voglia. Ecco. Allora, per ricordare bene questo punto e anche per comprendere sempre, non avvenga mai che perdiamo, lo ripeto, nelle meditazioni mi rendo conto fino alla nausea, che perdiamo però la bussola, ecco, andando poi a travisare o a far nevicare, no? Basta che si voglia, ecco, noi abbiamo un insigne esponente della letteratura italiana, che se non, la mente e la memoria non mi tradisce, è Vittorio Alfieri, che ebbe a dire la famosa sentenza, il famoso aforisma: volli, sempre volli, fortissimamente volli. Sempre, se non ricordo male, nel reminiscenze di ormai 30 anni fa del liceo, non c'aveva voglia di studiare, credo che fosse sempre lui, si fece legare alla sedia per studiare, cosa che sarebbe molto opportuna per molti giovanotti, insomma, no? Che hanno poca voglia. Ecco, noi dobbiamo considerare bene il potere della volontà umana, della volontà umana considerata come dono di Dio, nonostante l'indebolimento della colpa d'origine. Non so se avete conosciuto, io ne ho conosciute tante di persone che hanno fatto degli atti forti, fumatori, hanno smesso dall'oggi al domani, senza sigarette elettroniche, senza impicci, senza impropriete, come ho detto, da oggi basta. Ok? E se si deve soffrire un po', sopportiamo. Ma se la volontà è fermamente risoluta, non la ferma nessuno. Capite? Sì, può subire, ma se è proprio fermamente risoluta, non la ferma nessuno. Una persona, non perché è fissato con le linee, ma perché magari si accorge che ha esagerato un po' e sta diventando un po' più largo che lungo, da domani diventa a dieta, punto e basta, e lo fa. Oppure facciamo le ragioni ascetiche: la Madonna gradisce che si dicano 4 rosari al giorno, ma come faccio a dire 4 rosari al giorno? La Madonna gradisce? Lo faccio, finito. Inventerò qualcosa e lo fanno, d'accordo. La Madonna gradisce che si vada a messa tutti i giorni? Come faccio? Pum, lo faccio e lo fanno, d'accordo. Queste sono tutte tante cose, sono esempi che fanno capire la potenza della nostra umana volontà. Allora, certamente Gesù dice: non ci sono, dice, come faccio a entrare nel regno della divina volontà? C'è qualche ricetta magica, c'è qualche
trucco, quando c'è qualche... Sappiamo che ci sono delle, ne ha appena spiegate due, il Signore, quindi ci sono delle vie di accesso, però il problema è che la via d'accesso principale è una sola, è la nostra volontà, cioè la nostra volontà che in relazione a questo dono si articola e deve esprimersi su vari punti di vista. Numero uno, io sono convinto che nella mia vita la felicità si trova nella volontà di Dio. E quindi, forte di questa certezza di fede, io farò quello che conosce essere volontà di Dio, con l'aiuto di quello che conosco essere volontà di Dio, ovviamente con l'aiuto della sua grazia, a qualunque costo. Dovessi pure svenarmi ed essere, come dice Santa Margherita, bruciato vivo, gettato nel fuoco. Lo faccio? Lo voglio fare? Questa è la prima cosa, questa qui. Perché come dicevo ieri, cioè non si può dire, allora Gesù, bene, ecco di la mia volontà, io tolgo la pietruzza e adesso andiamo. E poi c'è nella condotta quotidiana una situazione, come dire, di sostanziale disordine. Ma io pensavo che la divina volontà invece qualche mese non succede niente. Non dobbiamo essere così grossolani, no? A parte il fatto che succeda è del tutto accidentale, no? Perché gli effetti, come tutte le altre cose che vengono da Dio, sono interiori, non esterni. Non è che succede chissà che o chissà che cosa da un punto di vista sensibile. Bisogna vedere però se anche se non è sensibile è successo qualcosa e questo la verifica è se tu hai cominciato a stare veramente, non a chiacchiere. Se io dico va bene, in teoria le bugie sarebbero peccato, però chi se ne importa, cioè se devo dire, se c'ho un problema, me devo inventare una scusa, me ne invento, punto e basta. E questo si può tranquillamente fare, mi ricordo, ma questo non si può tranquillamente fare, diciamo così, come esercizio di volontà umana, espressione del libero arbitrio, perché fare questo è fare male, no? Ma questo certamente non significa togliere la pietruzza della loro volontà, significa aumentarle, perché gli effetti del peccato veniale, proprio nella vita interiore, sono proprio questi qui, no? Quindi che rendono, fanno raffreddare la carità, la grazia santificante e rendono l'anima più vulnerabile, più debole. Quindi, la prima, dicevo perché era una volontà articolata, no? La prima manifestazione è: io non voglio più agire di testa mia. E questa è una grande conversione, perché tutti gli uomini, compreso il fondatore del satanismo contemporaneo, pensano che io sono felice, posso fare quello che mi pare, posso decidere io. Non mi faccio, non voglio dare retta a nessuno, non voglio dar conto a nessuno. Ci penso io, decido io e faccio io. Padronissimo. Poi non pensare di entrare con queste disposizioni nel regno del divino volere. Quindi questa è la prima cosa. La seconda cosa è la reazione della volontà e quindi il tipo di accoglienza che la nostra volontà ha rispetto al dono della divina volontà. Cioè, è chiaro che l'atto preventivo e l'atto attuale, gli atti attuali bisogna farli. Ed è chiaro che per farli, attraverso le conoscenze che dobbiamo curare, io ho acquisito l'importanza di vivere nel divino volere. E questo, qual è la cartina di tornasole? Allora, io ho l'impressione che un mondo di questo genere, che tra l'altro non cambia niente del nostro mondo concreto che stiamo vivendo, però si imponga da un punto di vista di, come dire, di convogliamento di risorse e delle energie spirituali, no? Quindi di polarizzazione della nostra spiritualità con un assoluto, con un assoluto. Allora, il cammino della divina volontà è compatibile con tutti i cammini del mondo, d'accordo? Con tutti gli stati di vita. Può percorrerlo
una persona celibe, una persona mobile, una persona sposata, un figlio di famiglia, può percorrerla qualunque tipo di operaio, professionista, quello che volete, può percorrere un diacono, può percorrere un prete, un vescovo, un cardinale, il papa, i consacrati, le consacrate, i monaci di clausura, le monache di clausura, chiunque, d'accordo? Chiunque. Però voi sapete che l'essere umano ha questo, diciamo, questo modo di fare che a seconda delle circostanze può essere una risorsa, può essere un ostacolo, quindi di andare a, come fanno le api quando fanno l'impollinazione, a passare di pianta in pianta. Per andare a succhiare varie forme di tipi di nettare, no? Allora, questo, ripeto, rientra nella nostra libertà e nel nostro libero arbitrio, nessuno lo può impedire di fare, no? Però noi abbiamo delle energie interiori limitate, capite? Ecco, per cui, se uno ha compreso la grandezza e la portata di questa cosa, io credo che sorga quasi spontaneo, automatico, lasciar perdere. Altre forme, vie di santificazione, pur santissime, sacrosantissime, benedettissime. Questo lo dico soprattutto in riferimento ai laici, che oggi hanno, diciamo così, un panorama abbastanza vasto. Ecco, di forme di vita ecclesiale, partecipazione, no? Alla vita ecclesiale. Supponiamo un laico impegnato che si trova in un movimento, una cosa di questo genere, no? Non è che deve lasciare il movimento, cose di questo genere. Sono cose che nascono spontaneamente, d'accordo? Perché se uno trova che cos'è, cioè qualunque tipo di spiritualità, qualunque tipo di via di percorso che esiste, di fatto è sempre un tentativo che può essere tranquillamente ispirato dal cielo quando la Chiesa lo riconosce come tale. Di cosa? Di santificare la persona. A questo servono tutte queste realtà, no? Ma se io raggiungo attraverso la Divina Volontà una santità strepitosa, mai vista, in massimo grado, tutto quello che già cominciamo a capire. Capite? È come se uno ci avesse, diciamo, da persona ad esempio, 100 milioni di euro, d'accordo, a disposizione, mentre lì, nei posti che frequenta, la rendita che gli si è assicurata sono 300 euro al mese. Cioè, 300 euro al mese, manco se campassi per tutta la vita, farebbero 100 milioni di euro, no? Allora, chi è? Quindi. E quando questo non dovesse esserci, è perché probabilmente, senza voler giudicare mai nessuno, il dono della Divina Volontà non è stato ancora ben compreso, non è ancora sceso dentro le profondità dell'anima. Ci può volere del tempo, d'accordo? Ma è sempre tempo ben impiegato. Quindi togliere la pietruzza della nostra volontà, sì, non è semplicemente un atto interiore. Gesù, io tolgo la pietruzza della mia volontà, adesso andiamo. Magari è un'operazione, ripeto, complessa, che richiede la rinuncia alla volontà propria in tutto ciò che è contrario alla legge di Dio e al tempo stesso l'adesione esplicita della volontà propria a tutto quello che Dio raccomanda e sotto non pena di peccato, ma sotto invito alla perfezione. Secondo, la comprensione, quindi la nostra risposta in relazione al dono, e quindi la volontà ferma e risoluta di percorrere questa via. E terzo, il tasso, potremmo dire, di relativizzazione, è venuta questa espressione, che tutte le altre cose assumono. Io amo sempre ripetere la frase che San Paolo applica a Cristo:
Dopo che ho conosciuto Cristo, tutto il resto è diventata spazzatura. E io non penso ad altro che a conoscere, a crescere la coscienza di Lui, a conformarmi a Lui. Basta. Quando queste tre cose, a mio avviso, sono attive, allora la pietruzza della volontà è tolta e allora cominciamo veramente a scorrere in Gesù e nella sua divina volontà e Lui in noi, trovando tutti i suoi beni a nostra disposizione, luce, forza, aiuto e tutto ciò che vogliamo, e a quel punto il divin volere si prende l'impegno Lui stesso di tutto e di dare a noi tutto ciò che ci manca, facendosi spaziare nei confini interminabili della divina volontà. Bene, Divina Maria, aiutaci ad essere fedelissimi nella recita quotidiana dell'atto preventivo, assidui e solerti nella rinnovazione di esso per far sparire nubi e ombre dalla nostra esistenza con gli atti attuali, ma soprattutto aiutaci a togliere la pietruzza della nostra volontà dall'azione della Divina Volontà in noi. Nel modo e nel senso che abbiamo meditato. Aiutaci ad accogliere in tutto le esigenze del Divino Volere, ad aprirci totalmente a questo dono, credendoci e agendo di conseguenza, e facendo di esse il punto di convergenza, il centro focale della nostra esistenza. Come impegno e proposito da portarci per questo giorno, possiamo avere due immagini, l'immagine del sole che splende con l'atto preventivo e che torna a splendere con l'atto attuale e la pietruzza della nostra volontà. Ecco, attraverso questi due simboli, ecco, ripensandoci, facilmente potremo rievocare il frutto della meditazione e quindi trarne tutte le buone e sante conseguenze possibili. Ora concluderemo recitando l'atto preventivo per chi tra coloro che ascoltano non lo dovesse ancora ben conoscere, appunto con l'impegno di recitarlo la mattina appena svegliati. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me, poi offri questa preghiera a te come mia, per soddisfare la preghiera di tutti, per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni divina volontà ad abbracciare in me tutto quello che vuoi che oggi io faccia, che tutto sia nella tua divina volontà per darti ricambio di amore, di adorazione, di gloria, come se tutte le creature aprendo gli occhi ti avessero dato questo contraccambio completo. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni divina volontà a pensare nella mia mente. Vieni divina volontà a circolare nel mio sangue. Vieni divina volontà a guardare nei miei occhi. Vieni divina volontà ad ascoltare nelle mie orecchie, vieni divina volontà a parlare nella mia voce, vieni divina volontà a respirare nel mio respiro, vieni divina volontà a palpitare nel mio cuore, vieni divina volontà a muoverti nel mio moto, vieni divina volontà a camminare nei miei passi per andare in cerca di tutte le creature e chiamarle a te, vieni divina volontà nel mio scrivere e scrivi la tua legge nell'anima mia, vieni divina volontà nel mio leggere ed imprimere la tua verità come vita nel mio cuore, vieni divina volontà ad operare nelle mie mani. Vieni divina volontà a soffrire nel mio soffrire e la mia anima unita con la tua volontà sia il crocifisso vivente immolato per la gloria del Padre. Vieni divina volontà ad offrire nel mio offrire perché tutto in me chieda del Padre la gloria e la santificazione delle anime.
Gesù, ti amo con la tua volontà. Viene divina volontà ad adorare in me, poiché la tua volontà moltiplica gli atti all'infinito, così intendo darti soddisfazione come se tutti partecipassero alla Santa Messa nella tua divina volontà. Ed intendo dare a tutti il frutto del santo sacrificio di impiegare per tutti la salvezza e la santificazione del divino volere. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni divina volontà in questa comunione mia con te. Vieni, perché io intendo non solo donarti all'anima mia, ma a tutte le anime che non ti ricevono, per riparare i nostri peccati e dare gloria al Padre. Amen. Nella divina volontà vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Fiat, Ave Maria.